E beh, musica, festa, allegria e noi siamo collegati con Wembley dove ci sono Stefano Bizzotto e Katia Serra. Buonasera! Che ci racconteranno la partita questa sera? Innanzitutto la vostra emozione, Stefano, Katia, che sensazioni provate in questo momento? Ma intanto il mio pensiero va ad Alberto Rimedio perché doveva farla lui questa telecronaca, lo sappiamo, è certo. Bloccato, non può essere qui. E l'emozione comunque è tanta, ovviamente. Io mi sento, fra virgolette, quasi un intruso perché sono salito su un treno in corsa prima dell'ultima stazione. Chiaro, si spera di concludere un lavoro cominciato da altri e portato avanti molto molto bene. E infatti abbiamo Io mi aggiungo alle parole di Stefano. Mi aggiungo alle parole di Stefano perché io chiaramente ho sentito Antonio, ho sentito anche Alberto e so che loro ci stanno guardando e ci hanno augurato buon lavoro e tifano per noi, quindi una responsabilità doppia, oltre che naturalmente, come diceva Stefano, una bellissima sorpresa. Un grande abbraccio ancora, Alberto, vero Giorgia, tutti quanti. Sì, io voglio salutare Alberto Rimedio, Antonio Di Gennaro e soprattutto un in bocca al lupo a Katia Serra, finalmente una donna al commento tecnico. Mi hai tolto le parole esatto, di bocca. Esatto, e anche Stefano ovviamente in bocca al lupo per stasera, però Katia, in bocca al lupo doppio. Un pizzico di emozione in più per te, vero Katia? Un pizzico di emozione in più, una serata davvero speciale. Beh, naturale, no? Avete scritto in tanti, hanno scritto in tanti che rimarrà nella storia, quindi è naturale, insomma, che è qualcosa che mai avrei immaginato potesse succedere. Onestamente ci ho sempre sperato, perché è da tanti anni che faccio questo mestiere e il sogno un giorno di poter commentare gli azzurri è sempre stato anche un sogno che ho provato a inseguire. Oggi si realizza e devo dire che appunto capita in una circostanza straordinaria, è qualcosa che forse capirò meglio e più a fondo nei giorni successivi, perché adesso è successo tutto talmente in fretta che si fa anche un po' fatica a capirlo fino in fondo. Abbiamo in collegamento da Milano Bruno Pizzul. Bruno, che cosa vuol dire a Katia? Naturalmente un abbraccio affettuoso a tutti e due. Sono capitati, no? Proprio sul pallino, come si dice nel gioco delle bocce, nel momento cruciale. Ovviamente il primo pensiero va a coloro che hanno sostituito e che naturalmente auguriamo che si riprendano al più presto, ma per Stefano e per Katia c'è una grande occasione. Speriamo che naturalmente ci possano accompagnare con il loro commento in una serata indimenticabile anche per quanto riguarda il risultato sportivo. Bravi ragazzi, duri così, non mollate, voi non mollate. Stefano Bizzotto, Katia Serra. Grazie Bruno. Vi lasciamo al vostro lavoro, chiediamo veramente soltanto in 30 secondi che clima si respira lì, insomma immagino che la gente debba ancora entrare, ma per quello che avete visto, Stefano. Sì, guarda. Ti posso dire, lo stadio è quasi vuoto, però c'è il quasi. Il primo coro che si è alzato a Wembley è italiano, l'inno di Mameli cantato da un 100-150 tifosi che hanno preso posto in curva già un'oretta fa ed è stato molto bello. Assolutamente, aggiungo che hanno mandato la canzone Notti Magiche, io prima avevo i brividi nell'ascoltarla e quindi speriamo che sia di grande auspicio. Benissimo, vi vediamo molto carichi, dai, vi seguiremo questa sera. Grazie Stefano Bizzotto, grazie Katia Serra, commenteranno questa grazie sera ovviamente per Rai 1 questa grande finale. E allora, insomma, come dire, la grande attesa continua, lo ricordiamo, un'attesa che stiamo vivendo anche in collaborazione, grazie soprattutto, l'avete vista ai colleghi di Rai Sport, ma la stiamo vivendo grazie soprattutto ai nostri ragazzi, bravi ragazzi, lo possiamo dire, un bel gruppo, come diceva Marco Tardelli, non ci sarà il Baggio, non ci sarà il Totti, non ci sarà il Del Piero, ma si sono uniti. Allora andiamo a ricordare un po' quali sono le loro caratteristiche, non soltanto tecniche, anche umane. Bravi ragazzi, siamo amici miei. Bravi ragazzi, sì lo sono, tutti quelli della nazionale, da Berardi a Spinazzola passando per Verratti, vite ordinarie con risultati straordinari. Quei bravi ragazzi proiettati sul palcoscenico internazionale, che fanno gruppo, uniti per la pelle sul campo e anche fuori. Pessina, il dotto, ci sta emozionando col suo diario di bordo sui social in cui racconta gli europei, dai cornetti alla crema al vino, un po' come si faceva alle medie, descrive aspetti curiosi e la forza del gruppo creata da Mancini. In campo è una scheggia.
Campione di studio è anche Raspadori, che si divide fra l'università e il calcio, il figlio che ogni genitore vorrebbe avere. Così come Barella, sardo, un ragazzo tanto tenero in famiglia e innamoratissimo della moglie Federica e delle sue tre figlie, quanto scatenato in campo. Fino a non aver paura di sbagliare un calcio di rigore. Donnarumma è un altro ragazzo semplice, giovanissimo, ma già maturo, da essere forse il numero uno al mondo. Pragmatico e con le idee chiare anche sul suo futuro calcistico e i guadagni che lo aspettano a Parigi. Autorevole in campo, pronto a far cantare a tutti le canzoni napoletane. E che dire di Chiellini, il veterano di mille battaglie che con la Spagna ha fatto la faccia cattiva in campo, ma poi, di fronte all'arbitro, ha preso in giro Jordi Alba sulla scelta della porta per i rigori, dandogli del bugiardo col sorriso prima di vincere. Berardi, genio e sregolatezza. Nato in provincia di Cosenza, attaccante del Sassuolo, squadra in cui ha segnato più di 100 gol. È un uomo mercato, richiestissimo. È legato a Francesca Fantuzzi. Sogna ragazzo, sogna quando sale il vento. Leonardo Spinazzola, l'alfiere sfortunato. Nato a Foligno, classe 1993. Finché è rimasto in campo è stato il miglior azzurro in questi europei, che purtroppo ha dovuto abbandonare per un grave infortunio. Rottura del tallone d'Achille che lo terrà per 6 mesi lontano dai campi di calcio. Foligno, ti voglio e ti auguro tutto che guarisci subito. Chiudi gli occhi ragazzo e credi solo a quel che vedi dentro. Marco Verratti, il regista elegante, è cresciuto così come Immobile e Insigne nel Pescara di Zeman di 10 anni fa. Ha già vinto tanti titoli, gioca in Francia, nel Paris Saint-Germain. In campo sentimentale le sue partite sono più controverse e tormentate. Spesso è finito al centro del gossip. Dopo 10 anni di matrimonio e 2 figli, il legame con Laura Zazzara è finito. Accanto a lui ora c'è una modella francese che ha fatto conoscere alla famiglia d'origine e agli amici storici di Malopello. Vive per le sue parole. Marco, volevo chiederti una cosa. Prima abbiamo visto Francesca, no, che andava a Wembley, che ha intervistato un po' i fratelli, i parenti, ma una volta non vi tenevano lontani quando c'erano i grandi eventi, dalle fidanzate, dai parenti? Mi sembra che sia un po' cambiata questa cosa. No, nell'82 c'era anche noi, avevamo le... Io no, io ero sempre uno che tendeva a lasciare a casa la moglie, ma... proprio perché era la mia idea, non volevo preoccupazioni. Perché volevi stare più concentrato. Ti sentivi più volevo concentrato. Concentrarmi, stare più sereno e non volevo preoccuparmi di mia moglie che era in giro per la città, che insomma, le solite cose. E invece ce n'erano molti che avevano, le compagne che venivano, certamente venivano a trovarci, avevamo un giorno libero, ma niente di più, insomma. Poi non c'erano i social, insomma. Soprattutto non c'era era un po' diverso. Diciamo che su questo, insomma, come dire, eravate anche più concentrati. Professore, dove la vede questa sera la partita? Mi scusi, per saperlo. Sull'aereo. Sull'aeroplano. Come sull'aereo? No, sull'aeroplano. Devo prendere un volo. Sarà da solo, sarà lei il pilota, lo steward. E ti dicerò compagnia. D'altro canto arriverò in tempo per vedere il secondo tempo. Posso elogiare una persona? Certo. L'allenatore mi piace molto perché parla con misura, con eleganza, con ritrosia. Deve essere quello forse il segreto in più di questa formazione, perché nessuno fa il divo, nessuno ha conquistato con anche qualche volta con strumenti non proprio sportivi la visibilità. Si capisce che sono una classe, come una classe di liceo che sta andando a giocare. Bravi quando ragazzi. A me mi mettevano in porta perché ero negato, quindi lo dico subito. Quando però parlava anche dalla porta, diciamo. I vocabolari, uno al destra e uno a sinistra per fare i pali. Una volta mi disse: se non c'è è meglio. Ma il professor Mirabella, me lo immagino col vocabolario di latino e greco, uno sì, di qua, ma non di là, li consultava mentre gioca. È una bellissima immagine, non li devo dire. D'inverno si aggiungevano i cappotti. Certo. Sì. Giorgio, è vero? La grande capacità di Mancini è stata quella di creare questo gruppo anche in un'epoca così secondo particolare. Secondo me Mancini è stato bravo, Marco correggimi se sbaglio, ad esaltare l'individualità di ciascun giocatore al di là appunto del gruppo. Cioè ognuno è entrato in campo e si vedeva che aveva voglia di giocare, voglia di divertirsi e di vincere, però senza troppe pressioni, senza troppe aspettative. Secondo me questa è la famosa forza del gruppo di cui tanto abbiamo sentito parlare, però è vero e questo arriva secondo me dall'allenatore. È andato avanti per la sua strada. Poi i ragazzi
noi ne parliamo, no? Bravi ragazzi, al di là di tutto non dimentichiamoci poi che grazie al loro talento... Noi non vogliamo bravi ragazzi, vogliamo vincere. Sì. Vogliamo vincere. L'attenzione. Loro possono essere anche cattivi, ma bisogna... In campo devono esserlo, però diciamo che poi è vero che è uscita questa parte di ragazzi molto carini, anche studiosi, Pessina senza tatuaggi, hanno un po', comunque li sentiamo un po' dei ragazzi, la migliore Italia, no? Ma lo dico perché? Perché non dimentichiamoci che essendo nati negli anni 90, alla fine sono anche quelli che sono cresciuti in un periodo di mancanza di fiducia verso i giovani, la fuga dei cervelli, e loro non avevano fiducia, diciamo, nessuno gliel'ha data, eppure se la sono andata a prendere. Quindi per questo io tifo davvero questi ragazzi. Ma quanti anni ha Donnarumma, per esempio? Donnarumma, 22, giovani, 23. Allora, altro che 90, è già nel 2000. Lui. Sì, con una carriera presa di fronte lunghissima. Peraltro, ovviamente tutti, già da questa mattina stiamo vivendo questa finale, ci stiamo immaginando, ma chi segnerà dell'Italia? E ci stiamo immaginando come esulterà, e insomma ricorderete ovviamente come non farlo, la mitica esultanza di Marco Tardelli. Peraltro Marco l'aveva preparata in qualche maniera, perché qualcuno ricordava come in un gol proprio contro l'Inghilterra, sì, io non ne facevo tanti, allora ogni tanto quindi, impazzivo, sì, e quindi diciamo che l'esultanza era quella che ricorderete bene. Andiamo a rivedere le esultanze di ieri e di oggi. Oggi fanno l'esultanza a favore della telecamera. Sì. Quando scivolano verso il da dove è si tira il corner. È studiata. E quella è di Marco studiata. Tardelli penso che non era studiata. No, quella no. Vedi? Vedi? Vediamo? Tardelli. Però io ho la sensazione che non siano dei gesti studiati, cioè vedo proprio l'entusiasmo in quel momento, cioè, uno segna e fa quello che gli viene. A volte si vedono dei giocatori che magari fanno così, magari si mettono in posa, però quando fai gol, soprattutto in queste situazioni, con la nazionale, la maglia azzurra, eccetera, non studi niente. Se fai gol impazzisce e basta. Infatti la sensazione era la proprio gioia. Ora Immobile ha fatto gol, non sembrava così impazzito, ma se lo facesse in finale probabilmente impazzirebbe. Lo speriamo. E qualcuno dice anche che Immobile da troppo tempo